Corvito. Cosa stai facendo, Riccardo? Spiega un po'. Sto montando questo filarello, è un charka, è lo strumento con cui Gandhi ha fatto la rivoluzione in India per la disobbedienza civile contro la proibizione di filare e tessere il cotone che era indiano, con cui l'Inghilterra si è fatto la rivoluzione industriale. E quindi il cotone, da questa fase di cardato, viene poi filato con questo strumento che è un filarello, se ne ricava il filato e poi questo viene tessuto, e questo è un tessuto filato a mano, tessuto a mano senza l'uso dell'elettricità. Gandhi vedeva la necessità di fornire un lavoro dignitoso per guadagnare il pane quotidiano, non quello della settimana o del mese o dell'anno. Il pane quotidiano è il minimo indispensabile per poter avere dignità, qualcosa da fare. E allora aveva individuato il charka, il filarello, che poi è diventato il simbolo della rivoluzione, come lo strumento con cui l'emancipazione del povero, del bracciante senza lavoro nella cultura agricola. Chi non veniva ingaggiato dai latifondisti rimaneva a casa e faceva la fame. Certo. Con questo strumento, che è una tecnologia appropriata, che è fatta tutto in legno, poteva avere il lavoro a casa. Adesso ci sono 5 milioni di indiani nell'India rurale che portano a casa questo cotone così, riportano la matassina e vengono pagati per il valore aggiunto. Chi ha il telaio a casa si prende la fascia di matassine, confeziona il tessuto e lo riporta e viene pagata per il valore aggiunto. Chi ha la macchina da cucire con la pedali prende il tessuto e confeziona indumenti, certo, che poi vengono riconsegnati col valore aggiunto, e hanno una rete di botteghe dell'ecosolidale indiano, candiano, in tutte le grandi città, e dove si possono acquistare tutti questi prodotti fatti nei villaggi. Ma nel villaggio hanno l'autosufficienza, cioè si producono da soli quello che gli serve, il resto lo conferiscono agli altri. E questo è un'industria tessile che nel mondo è decentrata, che ha più occupati di tutti. Cioè, quindi stampante 3D di altri tempi. E poi il filo che si lega, fa tessuto, era molto vicino alla filosofia di creare comunità, spirito degli indiani che non sudditi più degli inglesi. Se vedi la stampante 3D, il concetto è questo, cioè un rotolo di plastica che man mano che stampa scioglie e forma il 3D. Questo è, diciamo, il 3D di una volta. Prima 2D e poi 3D. Allora facciamo il banchetto vecchie tecnologie, accanto alle nuove tecnologie. No, questo è un simbolo. È un simbolo, e l'ho portato anche per dimostrare come un posto di lavoro. Semmai entra anche la colazione dentro. Per cui uno, se deve fare un viaggio in treno, no? Si metteva lì, apriva la sua valigetta e produceva. Non solo per produrre, ma anche per meditare, perché Gandhi diceva, aveva un po' invitato tutti i suoi, diciamo, quelli che lo sostenevano, che partecipavano quando lui scriveva un articolo sul giornale, poi si ritrovava in spiaggia a raccogliere il sale, che anche gli era proibito, si trattava di pigliare un po' le bastonate, qualcuno lo portava via, poi quando avevano le galere piene smettevano, perché dove li mettiamo? Quindi Gandhi ha fatto arrendere gli inglesi, convincendoli che non potevano governare un popolo che non gli obbediva, che non gli riconosceva l'autorità, che lo provocava disubbidendo le sue imposizioni ingiuste, per accettando la violenza che ci derivava, per smuovere la coscienza e dire andate a casa, che dobbiamo ammazzarvi, siamo tanti, se la rabbia qui esplode, mi fa una carneficina, poi arriveranno tanti soldati di là, diventa una guerra, inutile, andate a casa. E questa disobbedienza, il potere del popolo è proprio quello di non accettare, subire l'autorità che si impone a te, e quindi non ti sottoponi, ma gli dici scusa, chi ti manda, chi sei, scusa, ti rendi conto, non è giusto,
questo argomento ti obbliga e ti forza, subisci, arretri, ti becchi le bastonate, ma prima o poi questo qui riesce a farlo ragionare, perché c'è un uomo dentro ogni essere umano, anche che rappresenta le istituzioni. Adesso ci sono un sacco di grillini, quando gli arriva l'esattore a fare pignoramento, gli parlano da uomo a uomo, da cittadino a cittadino, e cercano di dissociarlo, ma ti rendi conto per chi lavori? E questo è il movimento non violento, che conquista il cuore del nemico e te lo fa amico, perché noi, se vogliamo governare quest'Italia come cittadini consapevoli, informati, che fanno scelte di democrazia diretta, dobbiamo avere il 99%. L'1% sarà andato a raggiungere i capitali all'estero, sparito come i gerarchi fascisti quando è finito quel regime, e la trasmutazione sarà automatica, la massa critica, gli altri si adegueranno, come erano tutti più o meno fascisti di convenienza, perché a quel tempo lì dovevi avere la tessera pure per pigliare il pane, se non te lo davano, se non andavi a votare ti arrivavano con l'olio d'oricino, per cui no, il conformismo era d'obbligo, come obbligo oggi conformarsi a questo sistema per tutti quelli che ancora ci credono, hanno paura che muoia. Perché? Perché non hanno un'idea del dopo. Stiamo qui adesso, il 5 Stelle è anche una situazione di comodo, sì, sì, ma se tu non gli dai una visione che potrà collocarsi in un'altra dimensione del lavoro, dell'organizzazione sociale, che quindi se sei burocrate statale potrai diventare burocrate comunitario, perché avremo bisogno di un minimo di burocrazia, di medici che oggi li paga il ministero, saranno pagati dalla comunità, e la comunità sovrana potrà decidere che tipo di sanità vuole, che tipo di scuola vuole, che tipo di tutti i servizi, i trasporti, come usare. No? Quando la comunità è liberata dalla sudditanza, si ritroverà in spirito di voglia di fare, perché non hanno più quel sistema che lo opprime e gli impedisce, e non hanno più l'esborso di mantenere il parassitismo di questo Stato. Quindi se lo Stato è soltanto un patto sociale sottoscritto ai tempi dagli sconfitti della guerra, il popolo e i rappresentanti della resistenza, no? Fanno sempre così gli americani, liberano, occupano e mettono al potere quelli che erano contro quelli di prima. La loro tecnica va bene, non è male, si capisce, c'è un'intelligence nel loro progetto di globalizzazione, ma adesso sono in recessione, stanno arretrando, il dollaro sarà svalutato da brutto, perché si sono accorti i cinesi, gli anni, tutti i banchieri, che è solo un pezzo di carta che non vale il suo valore che c'è scritto. Per cui tutti questi accordi internazionali che cercano di tagliare fuori il dollaro per comprare il petrolio, e tutta la ragione di questa rabbia e ansia dell'America federale, della partitocrazia americana, che adesso ha bisogno di riaffermare il suo dominio, e quindi diventa bully, no? Bully arrogante, prepotente, si compatisce perché è nel suo modo di essere. Ma bisogna essere pronti ad avere l'idea che quando questo collassa ce l'avremo noi da gestire l'eredità. Buona fortuna. Mm.